nel 2004 alla Sala Sinopoli di Roma. C'è stata la prima lezione e io ho svolto la prima lezione. All'inizio sembrava che non venisse nessuno, era una bella domenica mattina, forse di maggio, tutti al mare, e invece sono arrivate 4-5 mila persone che non, ovviamente nella Sala Sinopoli non entravano, no, perché occupa 1500 posti, ma è stato il segno di una svolta. Cioè, in un'epoca che di fatto per il culto della spontaneità e della pancia ha dimenticato la storia, poi ci sono in realtà molte persone che amano la storia e che vengono, che hanno un enorme bisogno di storia. Lauro ha una immagine molto usurata, certe volte demonizzata, però nella sua biografia ci sono tanti elementi anche molto interessanti. Bob Marley era un mulatto, era un meticcio, e in infanzia ha sofferto molto questa sua condizione sentendosi rifiutato, escluso, e per cui ha cantato questo messaggio rivoluzionario nella sua semplicità di unione, di universalità. E credo che ce ne sia tanto bisogno nel mondo di oggi. Edoardo era un personaggio di grande fascino ed è un classico. La definizione di classico è tutto ciò che modifica la lingua e i costumi di un'epoca. Edoardo li ha modificati, ha influenzato molto. Ci sono ancora battute di Edoardo nella memoria collettiva, ha segnato la storia del teatro e anche di questa città. Sono state quattro giornate davvero straordinarie, ma non era scontato. Abbiamo avuto, mi dicono, davvero migliaia, soprattutto i ragazzi che hanno partecipato a questi eventi. Volevamo tentare di offrire ai giovani un'altra idea della realtà, un'altra immagine della realtà, qualche altra suggestione, qualche altro stimolo. Parlare di storia oggi è stata una bella grande scommessa che ha avuto un risultato davvero straordinario. In questa città, dove c'è un deposito di intelligenza straordinario, e lo dice un non napoletano, e che però molto spesso si autoconvince che eroicamente, individualmente si possono fare le cose, ma collettivamente è difficile, si fa già, si è già fatto e lo faremo ancora di più.